Lo schermo del cellulare ormai è il vero unico occhio dell'uomo. Ne consegue che quello schermo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo emerge come una reale esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che tutto ciò che vediamo sul nostro schermo è la realtà e che la realtà è meno dello schermo. Mi è stato sufficiente sostituire la parola televisione con cellulare per riportare tutta la filosofia di Videodrom ad oggi, il 2018. Tenendo presente che questo capolavoro di David Cronenberg è di 35 anni fa, beh, la cosa è a dir poco stupefacente. So che adesso starete pensando, che palle, questa ora parte con la solita manfrina sul web e sui social cattivi. Assolutamente no. Trovo pretestuosi e stupidi i vari attacchi al mondo dell'internet, dato che reputo la rete una risorsa sconfinata di stimoli, di creatività, di informazioni. Vabbè, insomma, è fuori discussione la sua imprescindibilità, tanto più che vi parlo grazie ad essa. Eppure, voglio farvi riflettere su come questa imprescindibile mondo del web abbia di fatto sostituito quello fisico per molti di noi. Nel film di Cronenberg, ciò che il televisore connesso al Videodrom trasmette diviene palpabile, percepito dai suoi spettatori inconsapevoli come più reale della realtà. Ora pensate ai social, a come Instagram, per citare quello più potente in tal senso, riesca a fare la medesima cosa di Videodrom. Non solo darci l'illusione che le foto, i video e le situazioni delle persone che guardiamo siano reali e non costruite ad hoc, ma anche come ha cambiato il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Di fatto le nostre azioni sono in parte influenzate da cosa possiamo mostrare grazie ai social, dai like che possiamo ottenere. E noi godiamo da ciò, come si gode con il sesso, con il cibo. Come gode Max Ren quando tramite Videodrom ha un rapporto con Nikki. Ricorderete tutti l'iconica scena delle labbra che fuoriescono dal televisore. La cosa agghiacciante del film è che Max pare molto più eccitato da quella illusione generata da Videodrom piuttosto che quando ha un reale rapporto fisico con Nikki. Quindi non solo le nostre azioni vengono influenzate dai social, ma anche le nostre sensazioni. Ciò che io sostengo da tempo è che i social abbiano preso una parte della nostra sfera sessuale. Di fatto abbiamo sottratto tempo al rapporto carnale a favore di quello virtuale. Proprio perché come in Videodrom è più facile godere di immagini così potenti da sembrare reali e dunque generatrici di godimento piuttosto che passare ad azioni fisiche reali. Perché queste comportano ansie, dato che richiedono il rapportarsi con altre persone, richiedono sforzo fisico, impegno. Ma non abbiamo pensato che proprio come il dolore, il godimento, lo spavento di Videodrom divengono reali, la dipendenza dal nostro schermo cellulare porta con sé problematiche reali. L'ansia, la depressione da social non sono una favola, esistono. Soffrire quando perdiamo iscritti, seguaci, stare in ansia se quella foto o quel video non vanno bene come prevedevamo. Ho fatto anche un altro video su questo argomento, si chiama "I social ci fanno scopare molto meno". Lo trovate su questo canale, lo metto anche in descrizione. Ve lo consiglio se vi interessa questo tema. Ora, dopo avervi dipinto questo scenario raggelante, direi che l'unica conclusione possibile sia la giusta misura di ciceroniana memoria. Quindi divertiamoci con i social, cazzeggiamoci e ricaviamone quel godimento in più, quella carica di ego, ma non facciamoci fagocitare da un mondo illusorio a tal punto da preferirlo a quello fisico. Alla prossima. Ah, dimenticavo, seguitemi su Instagram.